Primo tempo maiuscolo del Fossombrone, ripresa con reazione ospiti che colpiscono due pali e poi si arrendono al terzo gol in contropiede. Fossombrone con Pagliari e Conti squalificati e Bio infortunato parte subito all'arrembaggio al primo minuto, fallo laterale dalla destra, palla in area sul primo tiro, i laziali ci mettono una pezza ma la palla va ancora a Casolla, tiro, palo, gol e festa grande. Non cambia il 4-3-3 degli uomini di Mister e Fucili che cercano il raddoppio. Il Real Monterotondo reagisce senza però scoprirsi più di tanto, tenendo Milani di punta con le ali a supporto e la difesa a 4 o a 5 a seconda dei casi. Il Fossombrone pressa con efficacia, non concede tanto agli avversari. Al 36esimo è ancora il Fossombrone, Procacci controlla bene, serve in aria Battisti, tiro alto ma non era facile fare meglio. Mister Polverini al 38esimo fa uscire il numero 2 Primasso, arretra Malvestuto e mette il nuovo entrato Perrotta sulla fascia sinistra, ma un minuto dopo i bianco-blu di casa sul proseguo di un calcio di punizione vanno ancora in gol con Casolla che raddoppia sfruttando anche un'incertezza del portiere ospite. Al minuto 43 è sempre Casolla che sfiora il terzo gol. Si va al riposo con il Fossombrone in vantaggio per 2-0. All'inizio della ripresa i rossi laziali effettuano 3 cambi, indovinati, ed è subito un'altra musica con gli ospiti a trazione anteriore che sono bravi ma non fortunati e che colpiscono 2 pali, al 5° con Scaffidi e al 6° con una staffilata da lontano di Perrotta. Al 18esimo Mister Fucili fa entrare Giacchina al posto di Calvosa. Applausi per il giovanissimo numero 3 bianco-blu. Ospiti che insistono e al 20esimo palla in aria dopo un lungo traversone dalla fascia destra di Malvestuto. Palla fuori ma il Fossombrone soffre. Altri cambi alla mezz'ora, nonostante i generosi tentativi del Real Monterotondo, il Fossombrone in contropiede colpisce e affonda questa volta definitivamente il Monterotondo con Giacchina che serve Fraternali e fa 3-0. 2 minuti dopo Casolla lascia il posto a Camillone, ovazione per il bomber bianco-blu. Al 49esimo è il portiere Amici a salvare la sua porta e a negare il gol della bandiera agli ospiti da un tiro insidioso da lontano con una bella respinta. Il Fossombrone è stato bravo a segnare ed è stato bravo a resistere, se è la miglior difesa del campionato, un motivo ci deve essere. Il Fossombrone e il Botti Club continuano a segnare un gol gli ospiti, ci poteva anche stare. Molto buona la direzione del signor Mirri di Savona. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, chiaramente poi la partita si è incanalata in quella maniera. Nel primo tempo però mi è piaciuto anche il fatto che non ci siamo accontentati, abbiamo trovato poi il 2-0 e quindi ripeto, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Nel secondo siamo partiti noi non bene, ma molto bene il Monterotondo, ci ha messo subito in difficoltà, e ci sono state quelle due situazioni di due pali che hanno preso e chiaramente lì la partita poteva prendere un'altra piega. Invece siamo stati bravi a soffrire, a tenere e poi chiaramente quando abbiamo trovato la terza rete la partita si è chiusa, però il risultato è questo, ma la partita è stata molto combattuta e a livello anche di possesso, a livello di situazioni, insomma è stata una partita aperta. Quello che mi è piaciuto, voglio cogliere qualcosa di positivo, è l'atteggiamento del secondo tempo, i primi 30 minuti almeno del secondo tempo, dove abbiamo creato 4-5 palle gol, abbiamo preso 2 pali per rimettere in piedi la partita. Ero convinto che un episodio potesse dare un altro verso al risultato, però non siamo stati né bravi né fortunati a rimetterla in piedi. Ci prendiamo questa brutta sconfitta e pensiamo alla domenica prossima alla partita con l'Ascoli, che poi diventa penso determinante.